bel cambiamento. Sicuramente Firenze e Napoli sono due città, non voglio dire agli antipodi, ma insomma sono molto diverse. I fiorentini e i napoletani soprattutto sono molto diversi. Però sono contenta, penso, ho trovato una città che mi ha fatto innamorare dal primo giorno. Sì, sono due città che vivono il calcio con molta passione. I napoletani forse più dei fiorentini, i napoletani forse sono un po' più fedeli dei fiorentini. Però no, abbiamo tutte e due degli idoli, tipo Maradona per il Napoli o Roberto Baggio per la Fiorentina. Quando giocavo con i bambini io avevo i capelli corti, ma avevo un compagno di squadra che invece aveva i capelli lunghi e tutti i tifosi sapevano che, tutti i tifosi e i genitori, perché quando sei bambini in tribuna ci sono i genitori, sapevano che c'era una bambina nella squadra avversaria e ovviamente pensavano tutti che fosse il ragazzino con i capelli lunghi. E quindi dicevano, ah ma che brava, invece insomma alla fine poi ci rimanevano male scoprendo che la bambina aveva capelli corti. E il paragone con Antonioni non mi ricordo da chi è nato, qualche allenatore, qualche, anche mio padre, non lo so perché ha sempre pensato che come stile di gioco, come movimenti, eleganza in campo, io potessi ricordare un po' Antonioni, sempre ovviamente rimanendo nell'ambito fiorentino. In una partita del cuore, proprio allo stadio Alfranchi a Firenze, e rimasi scioccata che a 60 anni, mi ricordo, fu attaccato alle spalle da Gattuso. Gattuso chiuse le gambe per evitare che Antonioni gli facesse il tunnel. E Antonioni invece spostò la palla in modo da prenderla, insomma da girare Gattuso in un altro modo, e con una semplicità e un'eleganza a 60 anni che vabbè. In realtà io anche con la mano sono mancina, anche di mano sono mancina, tutto quello che faceva mio fratello lo devo fare anche io. E quindi gli chiesi di insegnarmi a scrivere, io presi la mano, la penna con la mano sinistra, lui invece la prese con la destra. E allora io decisi che dovevo scrivere con la destra, perché mio fratello scriveva con la destra. Questo Napoli femminile va in Serie A, si spera. Dipende da noi, soltanto da noi ragazze che siamo in campo, che diamo tutto quello che abbiamo, che ci impegniamo, che ci alleniamo come stiamo facendo tutti i giorni sul campo. Abbiamo una bellezza diversa in campo e fuori. In campo siamo sportive, siamo belle anche quando siamo grintose o quando entriamo in un contrasto o tentiamo un tiro da lontano, e fuori siamo belle perché siamo belle.